Buongiorno, eccoci qua, pronti per iniziare una nuova puntata di Casa Minutella e pronti per tenervi compagnia per 90 minuti, come accade ormai da diverse puntate, il martedì e il giovedì alle 14:45 in contemporanea diretta su Videoregione Canale 16, che come ben sapete ne abbiamo già parlato martedì, passerà al canale 14 nel prossimo Aștu-te a Duma, switch off direbbero quelli bravi, da qui alle prossime settimane, insomma, ecco, alcune zone della Sicilia dal 16 ci vedranno al 14 e poi ancora su blogsicilia.it, su un'altra serie di siti e poi ancora la nostra pagina Facebook, quella di Casa Minutale di Blog Sicilia e poi ancora Twitch, YouTube e poi ancora stasera alle 21 su Radio Fantastica. Prima di andare in sigla e di cominciare ad argomentare su faccende che riguardano il turismo, mi collego subito con Nuccio Laferlita, al quale auguro buon pomeriggio. Ciao Nuccio, benvenuto in Casa Minutella. Ciao Massimo, Allora, grazie, intanto scusatemi per l'altra volta. ma no, ma figurati. Allora, piccolo passo indietro. Martedì scorso abbiamo fatto una parte di Casa Minutella dedicata al calcio Catania che non c'è più. Nuccio Laferlita, per chi non lo sapesse, è uno dei più grandi imprenditori della musica del Sud Italia. In Sicilia, organizza e realizza tanti concerti. Se ancora oggi riusciamo a vedere i nomi prestigiosi della musica leggera italiana e non solo, è grazie a Nuccio, che in passato mi fece conoscere i Coldplay quando ancora non erano i Coldplay di adesso, e dubito che possano tornare in Sicilia con il successo di adesso, però chissà che mai non possa accadere. Ma Nuccio, nella sua esperienza imprenditore, ha anche il fatto di avere aderito nel consiglio direttivo, chiamiamolo così, della SIGI Sport. Correggimi Nuccio se sbaglio. Sì, io sono stato nel consiglio d'amministrazione, nel CDA, per diversi mesi, da quando si è costituita, cioè passata da, che all'inizio era un comitato, poi è diventata una SPA, da quando è nata come SPA sino al giorno in cui arrivò Tacopina a Catania. Allora, senti, ti Poi faccio. quel Vai. giorno io mi sono dimesso, quel giorno dico mi sono dimesso comunque dal consiglio d'amministrazione. Allora, ti faccio vedere un piccolo frammento di una parte in cui il giornalista del Attilio del Catanista faceva dei riferimenti e vorrei sentire la tua replica. Te lo faccio risentire così puoi rispondere. Prego, regia. Sì. SIGI voleva a tutti i costi riprendere l'investimento fatto, perché SIGI è vero che fa un intervento di cuore il 23 luglio, ma SIGI il 30 luglio ha la manifestazione di interesse di Tacopina, perché Tacopina era pronta a rilevare il Catania, perché Tacopina aspettava la riduzione del debito e aveva chiesto a SIGI andate avanti, poi tanto io cerco di compensare il vostro investimento, ma con una condizione importante, la riduzione del debito da 54 milioni, voleva soprattutto una riduzione dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate. Ok, la cosa paradossale è che la gestione SIGI è una gestione manageriale totalmente dissennata. È vero che tu aspetti Tacopina, ma lo aspetti fino a un certo punto, ed è vero che se hai Tacopina dietro e sei pronto a ridurre il debito e sei pronto poi ad uscire dalla porta principale anche con gli onori di aver salvato la matricola, nello stesso tempo, se succede qualcosa che non va a Tacopina, un piano B lo devi avere. Ecco, Nuccio, a te il compito di replicare. Se ho capito bene, Attilio dice che dovevamo avere un piano B. Il piano B era quello di portare i libri in tribunale noi, o di continuare a metterci i soldi, cose che abbiamo fatto sino all'ultimo. Purtroppo, vedi, questo tipo di informazione non ha fatto bene al Catania, ma non ha mai fatto bene al Catania. In realtà, diciamo, secondo me, SIGI doveva avere un appoggio da parte della città tutta, a cominciare proprio dai giornalisti, a cominciare da tutti quelli che avevano a cuore comunque le sorti del Catania. Inizialmente è innegabile che l'ha avuta, però poi quando sono cominciati ad arrivare i problemi, soprattutto da quando Tacopina scelse di non andare avanti, perché non è vero che noi volevamo speculare sulla cessione del Catania a Tacopina. Noi volevamo semplicemente che Tacopina mantenesse quello che aveva promesso, cioè che alla riduzione del debito
ci restituisse l'investimento che noi avevamo fatto, ma senza speculare, e poi si facesse carico lui di continuare, cosa che lui in realtà non ha voluto fare, ma non l'ha voluto fare probabilmente anche a ragion veduta. Bisogna avere però le palle per dirlo. Perché dico a ragion veduta? Perché purtroppo questo fallimento è figlio del debito. Il Catania ha accumulato debiti per 53 milioni di euro. E quando la SIGI lo ha, diciamo, si è aggiudicata la gara in tribunale, ha trovato nella data room 40 milioni di euro di debiti. Dall'indomani i 40 sono diventati 53, perché non venivano registrate le spese nei libri contabili, le fatture non venivano registrate nei libri contabili. Chi ha amministrato il Catania in questo modo, e probabilmente lo aveva fatto per poterla iscrivere alla squadra al campionato, perché altrimenti la Covisoc forse non avrebbe mai consentito l'iscrizione del Catania. Chi ha amministrato in questa maniera e ha accumulato tutti questi debiti ne ha la responsabilità, perché purtroppo a quel punto è diventato era difficilissimo per noi e poi è risultato evidentemente difficile per tutti acquisire il Catania. Tacopina ci chiese di ritornare ai 40 milioni di euro, ci chiese di ridurre il debito. L'avvocato Augello con SIGI ha fatto un lavoro straordinario, straordinario, eccezionale per ridurre questo debito. E lo abbiamo fatto per arrivare ai 40 milioni di euro e ci eravamo anche arrivati perché l'Agenzia dell'Entrata aveva detto anche di sì alla riduzione di questo debito e allo sconto dei costi, ma ancora mancava l'omologa da Palermo. Noi non siamo in America, siamo in Italia, anzi siamo in Sicilia. Non sentiamo più l'audio di Nuccio, probabilmente succede a volte che magari arriva una telefonata sul device del nostro interlocutore. Non sento più Nuccio, proviamo a ricollegarlo, magari riusciamo a sentirlo. Insomma, per chi non l'avesse seguito martedì Mi scorso, ci sentite? siamo. Adesso sì, Nuccio, vai avanti. Quindi dicevi che l'Agenzia Ah, delle scusa. Entrate aveva accettato e dici tu, non siamo in Sicilia, non siamo in Italia, siamo in Sicilia. E si aspettava l'omologa da Palermo. Ci sono dei tempi tecnici che vanno rispettati e questo purtroppo non dipende dalla volontà di nessuno, semplicemente dal lavoro delle istituzioni che ha dei tempi. E Tacopina, questo lo doveva mettere in conto. Nessuno ha la bacchetta magica per riuscire a risparmiare 13 milioni di euro di debiti. Eppure noi ci eravamo quasi arrivati. Quando però Tacopina arriva e dice: io ho firmato un preliminare, questo preliminare prevedeva la riduzione del debito. Sì, forse questo debito c'è, ora arriva l'omologa, però io, siccome adesso subentrare in corsa significa che ancora ci sono altri 2 milioni e mezzo di euro di spese per finire il campionato, intanto questi due voi datemelo il Catania, ma metteteci altri 2 milioni e mezzo di euro. Quindi qua non è che si trattava di speculare, noi gliel'avremmo dato a quello che era la spesa che avevamo sostenuto, così come lui ci aveva chiesto. Noi avevamo non solo ridotto il debito, se voleva che noi mettevamo altri 2 milioni e mezzo di euro. Questa è la verità. È Quindi, anche vero, Nuccio, che però, ce lo attenzione. raccontavamo a microfoni spenti, che comunque il periodo della pandemia non ha permesso gli incassi degli ingressi allo stadio, le riduzioni sempre di numeri ridotti di gente che poteva venire allo Massimo, stadio, questo certamente ha influito, eh. guarda Massimo, io ti dico molto sinceramente, questa è una risposta alla questione che riguarda Tacopina, perché tutti hanno scritto, i giornalisti a Catania hanno scritto che noi volevamo speculare, noi non abbiamo mai voluto speculare su niente, noi siamo subentrati per salvare quella matricola, ci siamo riusciti a salvare il Catania per 2 anni. Beh, ottenendo anche ottimi risultati sportivi, siamo stati secondi in classifica il primo anno, malgrado è arrivato il Covid, lo stadio chiuso, Torre del Grifo chiusa, alla prima partita di campionato pioggia torrenziale, si distrugge il prato e siamo costretti ad andarcene
a giocare a Lentini. A Lentini il campo era dismesso, non si operava più in quel campo e l'abbiamo dovuto rimettere a nuovo, mettere gruppi elettrogeni, mettere... Noi ogni giorno arrivavano spese in più che non erano state registrate. Pignoramenti da parte di qualunque creditore che cercava chiaramente di recuperare quanto effettivamente gli si doveva da chi aveva creato il debito prima. Noi abbiamo sottratto soldi e tempo alle nostre aziende e alle nostre famiglie per poi sopportare che un Attilio Scuderi o altri come lui ci additassero come quelli che addirittura volevano speculare e che addirittura volevano, come dire, fare gli avvoltoi sul calcio Catania. Noi siamo stati gli unici tifosi di questa, insieme a quelli della curva, perché solo la Nord si è presentata allo stadio, perché pochissimi altri tifosi hanno sostenuto il Catania durante e quando c'era la possibilità di farlo, e anche le istituzioni che hanno permesso che qualcuno facesse 50 milioni di 53 milioni di euro di debiti per poi dichiarare che nell'ultimo atto l'investimento sul calcio Catania e la continuità del calcio Catania era economicamente sconveniente, questo scrive la procura, sconveniente per i forti debiti che c'erano, perché noi altrimenti l'avremmo, e allora era il caso che il Catania lo si facesse fallire, e questo è quello che scrive la procura, non sto dicendo qualcosa che è agli atti e tutti possono leggere, e il tribunale pensa, come tutti quanti avevano pensato a Catania, che c'era qualcun altro che magari, tolto il debito e tolti noi risicci di mezzo, sicuramente c'era qualcun altro disposto a investire. E invece purtroppo non si è trovato nessuno disposto a investire, Senti, perché gli unici cretini eravamo noi, gli unici stupidi e disposti per amore, per amore del Catania siamo stati noi. Allora mi dà fastidio continuare a sentir dire a qualcuno che dice di essere giornalista, che in qualche modo ci ne ha la responsabilità. Noi siamo stati scarsissimi solo in termini di comunicazione. Non siamo riusciti a far sapere alla città quello che stavamo facendo e di questo ne abbiamo una responsabilità, ma non che volevamo speculare, noi eravamo dei tifosi. Noi siamo dei tifosi. E basta, solo questo va bene. volevo replicare questo a Noi, Tivio, ma a chiunque altro. intanto grazie. Allora, Nuccio, prima di lasciarti, ma insomma, che tu sappia, c'è qualcuno che vorrà riprendere le ceneri, che vorrà rifondare, insomma, un Dario Mirri catanese, ce lo abbiamo? Guarda, un Dario Mirri catanese io non lo vedo all'orizzonte, perché Dario è un tifoso del Palermo, è una persona, è un grande, un ottimo imprenditore, viene da una famiglia che ha fatto calcio comunque, perché lui è parente dei Barbera, quindi insomma è uno che in qualche modo è stato vicino al Palermo insomma, da bambino. Non vedo io a Catania al momento delle persone che hanno, come dire, questa passione, perché ci vuole veramente una passione enorme per mettersi dietro al calcio. E il calcio in questo momento è un'industria difficile da gestire. Bisogna avere grandi capitali e una forte passione per volerlo fare. Ma a me non risulta purtroppo. Però mi auguro e spero fortemente che ci sia. Al Bene. di là della matricola, i colori rosso-azzurri sono nel nostro cuore, nei cuori di tutti i tifosi. Ovviamente i tifosi pretendono che ci siano dei paletti rispetto a chi porterà avanti il Catania. Il Catania deve essere Catania, non deve essere Biancavilla che diventa Catania. Il Catania deve essere una squadra, anche se parte non so da quale categoria, ma il Catania è il Catania. Quindi non è qualcosa che si può, come dire, Cambiare. cambiare il numero di matricola. Ok. Prima era, No, con tutto il infatti. rispetto, Latrano, e diventa il Catania. Quindi questa è una condizione che sicuramente i tifosi, che sono i veri custodi del Catania, diranno fortemente a chiunque, al sindaco attuale, futuro, eccetera, e a chiunque avrà voglia di continuare. Io l'unica cosa, voi trasmettete da Palermo, ci tengo moltissimo a ringraziare. Ho visto una solidarietà pazzesca da parte di tutti i club organizzati, dagli ultra,
non immaginavo una solidarietà così forte dai tifosi del Palermo, che è veramente stato commovente. Quindi mi sento così, per quello che mi riguarda, di ringraziarli, di ringraziare tutti voi per l'attenzione. Per noi il calcio, per chi come me, io vado allo stadio da quando avevo 6 anni, l'ho fatto. La mia prima trasferta l'ho fatta insieme a Ciccio Famoso a San Benedetto del Tronto nel 1981-82 con la Falange d'Assalto. Quindi io vengo da lì, non è che vengo. E quindi, che dire, grazie, grazie per lo spazio e speriamo che Grazie a te, Catania possa, grazie a te, prima Nuccio. possibile, rientrare in campo. Allora, grazie a te, come sempre Grazie, noi diamo grazie. sempre la possibilità di replicare. Nuccio era previsto martedì scorso, ma purtroppo la connessione non era, come dire, migliore e quindi non potevamo collegarci con lui. Nuccio, buona stagione, arriva la stagione dei concerti, quindi in bocca al lupo per i tanti concerti che ti vedranno protagonisti. E arriva Samuele Bersani, la rappresentante di lista, Bresh, Carmen Consoli a Castellammare e tanti e tanti altri. Punte a capo è il sito dove andare a trovare tutta la lunga stagione. Vede il protagonista Lucio La Ferlita, i tanti concerti in collaborazione anche con Gianfabio e tanti altri. In bocca al lupo, forza Catania, speriamo torni presto nel calcio che conta. Nuccio, Grazie, grazie a mille, te. grazie a tutti voi. Ciao Nuccio, ti abbraccio forte. Ciao, Allora, ciao. noi pronti per andare in sigla, parleremo di turismo, di eventi. Abbiamo quattro imprenditori diversi che ci parleranno dei prossimi eventi che arrivano e proveremo anche a metterci in contatto anche con Mario Messina che doveva venire in studio ma ha avuto un inghippo, quindi proveremo a recuperarlo. E già da adesso buona Pasqua a tutti voi, visto che questo è l'ultimo appuntamento di questa settimana, noi ci rivedremo martedì quando avremo archiviato la domenica di Pasqua, il lunedì dell'Angelo che tutti quanti noi chiamiamo Pasquetta, quindi buona Pasqua a tutti quanti voi. Inizia oggi il Triduo Pasquale, chi come me è cintura nera di catechismo approfitterà in questi 3 giorni per dedicarsi un po' all'aspetto interiore che tutti quanti noi presi da mille cose, tra telefoni, riunioni, incontri, questo e quell'altro mettiamo sempre da parte. Proviamo a pensare, al di là che ci si creda o meno, ad avere anche un aspetto un po' più interiore. Quindi provate in questi 3 giorni, tra oggi, domani e dopodomani, a beccare un momento da dedicare alla vostra anima e ai vostri pensieri dedicati al buon Dio, perché la Pasqua, ci pensavo stamani, al di là che ci si creda che c'è un risorto, che c'è una morte e così via, è proprio un messaggio di rinascita. Quello di cui abbiamo assolutamente bisogno in questo periodo in cui a pochi chilometri da noi ci sono persone che stanno combattendo per tenersi la propria libertà. E soprattutto gente che muore ingiustamente. Detto questo, arriva la bella stagione, le belle giornate palermitane e non solo siciliane ci raccontano che insomma, lentamente iniziamo a liberarci di mascherine e tutto il resto. Ci sono quattro eventi diversi oggi di cui parleremo e intanto mi collego subito con il presidente fondatore della The Brass Group di Palermo, Ignazio Garcia, al quale auguro un buon pomeriggio e sono felice di ritrovarlo in casa mia. Ignazio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, ciao Eccoti, Massimo. eccoti, ben trovato Ignazio. E come ci salutiamo sempre noi? Hi man! Hey man. Eccoti qua. Buon pomeriggio, collegato non so bene da dove, a Lino Chiecchio del Taormina Film Fest. Lino, buon pomeriggio. Ecco, non sento la voce di Lino, regia, se mi date la voce di Lino, ma intanto vi presento gli ospiti in studio. Buon pomeriggio a Marcello Orlando, comunicatore e docente universitario di Feedback. Ciao Marcello, ben trovato. Ciao, bentrovati. Eh 25 anni di Couscous Fest. già, sono passati 25 anni. 25 anni. Mamma mia, ragazzi, io ero giovincello. Buon pomeriggio a Vincenzo Bellia, fondatore di Degusti Arte, altra manifestazione. Buon Buon pomeriggio, pomeriggio. Vincenzo. Vediamo se chi è che lo sentiamo. Lino, buon pomeriggio, ci sei? Ecco, io continuo a non sentirlo, va bene, riusciremo a sentirlo. Allora, era prevista, perdona, la partecipazione del nostro assessore regionale Manlio Messina, che come ben sapete sta seguendo il Giro di Sicilia, perché c'è questo giro importantissimo che vede protagonista il ciclismo in Sicilia, e con numeri straordinari, molto molto importanti, molto belli, quindi siamo molto contenti che ci sia questo giro in Sicilia. Allora, io partirei da Ignazio Garcia, che è il presidente fondatore della The Brass Group, dove il sottoscritto ha iniziato la propria vita artistica, se così si può dire. Da ragazzino smettevo i panni di studente e andavo al botteghino del brass a staccare i biglietti alla gente che entrava.
Ignazio, ci sei? Eccoti qua. Allora, ma sì, possiamo devo dire che è riduttivo dire che stacchiare i biglietti. Potevi di più. No, vabbè, io ho iniziato così. Gli artisti, eri il primo che si relazionava con tutti i musicisti ospiti del Brass. E quindi, è vero, io ricordo, ma facciamo una piccola dilagazione, tanto per... come dire, stepperare un po' il fatto che non sentivo chiacchio. No, il fatto che praticamente arrivavano, ai tempi non c'era il WhatsApp, non c'erano le email, iniziavano lentamente ad arrivare dopo le... c'era il fax, arrivavano pagine lunghissime di fax, di catering, di artisti che chiedevano cose improbabili. Io non dimenticherò mai la richiesta di un artista, non facciamo i nomi per carineria, che mi chiese le M&M's solo di colore rosso in una ciotola, e nell'altra quelle altre, voleva quelle gialle con le arachidi, ma che non toccavano mai. Cioè, noi preparavamo il ben di Dio nei camerini, ma nessuno toccava mai niente. Chiusa parentesi. Allora Ignazio, senti, io con te oggi voglio parlare di due cose. La prima è che ritorna il Sicilia Jazz Festival, la prima edizione archiviata con successo nonostante i numeri della pandemia, le restrizioni e tutto il resto, l'avete portata a casa. Però arriva la seconda edizione, lo possiamo ufficialmente dire? Sì, sì, penso che lo possiamo dire, perché già si delinea il calendario, la programmazione, si vanno delineando i siti e quindi molte cose sono già definite. Diciamo che si tratta adesso di formalizzare, di mettere a punto e di annunciare, ecco. Diciamo che siamo a buon punto, quindi possiamo... tutto confermato. Ok maestro, possiamo anticipare le date o chiedo troppo? Penso che in linea di massima dovrebbero essere dal 24 giugno al 5 luglio. Stiamo lavorando per questo periodo. Perfetto, perfetto. Senti, vabbè, non ti chiedo anticipazioni perché... vai. Così come posso anche confermarti i siti saranno sempre quelli ubicati nell'area, in quell'area meravigliosa del centro storico di Palermo, quindi sono confermati i siti del complesso monumentale dello Spasimo, del Real Teatro Santa Cecilia. Si aggiunge da quest'anno anche un altro spazio prestigioso, bellissimo, che è l'Osteri, presso l'Osteri, il complesso dell'Osteri, risolverà un'area, ecco, dove si svolgeranno concerti, quindi si aggiunge, diciamo, ai siti tradizionali, oltre il teatro di Verdura, che dovrebbe essere confermato. Aspettiamo soltanto che il Teatro Massimo definisca la sua programmazione, i suoi concerti, per vedere un attimo come raccontarci. L'anno scorso, alla prima edizione, avete realizzato un jazz village dove la gente passeggiando poteva vedere anche le immagini di quello che avevate fatto in passato. Lo realizzate anche quest'anno, Ignazio? È improbabile quell'allestimento, perché quell'allestimento era legato ai lavori sul palazzo del Gatto Pardo, così da sì. Quindi Palazzo sì. Ganci. Non sì. So se ricordi, l'anno scorso c'erano tutte le c'erano tutti gli schermi e quant'altro che furono poi rivestiti di fotografie, eccetera. Sì. Adesso, grazie a Dio, il palazzo è tornato a splendere come prima, sicuramente ci saranno luminarie, sicuramente ci saranno tante altre cose. È chiaro, dico, posso confermare che le street band che suonano il jazz di New Orleans anche quest'anno sicuramente riprenderanno le loro performance. Senti, quest'anno, grazie al fatto che non abbiamo problemi di pandemia, almeno se Dio vuole, speriamo, non più è proprio di questo tipo, avremo anche dei corners, dei jazz corner, che allestiremo nelle due piazzette, una Piazza Croce dei Vespri e l'altra, eccetera, per creare altri punti per fare musica live, che sarà bene destinata ai conservatori, agli studenti, ai giovani. Sarà una festa della musica.
Senti Ignazio, l'anno scorso, alla precedente edizione, tu personalmente, lo so per certo, hai fortemente voluto il coinvolgimento dei conservatori siciliani e insomma hai voluto coinvolgere tutta una classe di giovani artisti, musicisti, perché diciamocela tutta, il futuro è quello, i prossimi artisti, le prossime leve arrivano da lì. Alla prossima edizione i conservatori saranno coinvolti oppure no? Io dico sempre, tutta la musica inizia lì, parte da lì. Tutto quello che noi ascoltiamo nel nostro paese parte dai conservatori, almeno quando parliamo di musica, quando parliamo di orchestre sinfoniche, orchestre liriche, quando parliamo di jazz, quando parliamo di musica, comunque, ecco, tutto inizia, tutto parte dai conservatori di musica del nostro paese che hanno una storia meravigliosa. Poi quelli nostri siciliani, grazie a Dio, grazie alla bellissima tradizione culturale della nostra terra, io lo voglio ricordare a me stesso, a tutti, anche gli ascoltatori, noi abbiamo una tradizione meravigliosa che è quella delle bande. Noi abbiamo in tutti i paesini, nei più piccoli le paesini. Bande, come no? Ma ora peraltro in questo trido pasquale ce ne saranno, io vi invito ad andare a Trapani dove c'è Alberto Anguzza, un ragazzo che suona la tromba in maniera straordinaria, che suona nella banda e vi invito ad andare nei paesi a vedere queste riti della processione dei misteri, soprattutto nella Sicilia occidentale a Trapani, ma più tardi peraltro ci colleghiamo con Antonio Turco che è a Caltanissetta. Senti Ignazio, ti faccio dare un saluto da Marcello Orlando che mi raccontava che sei stato il primo direttore artistico del Couscous Fest. Ignazio, ciao, ti ricordi? Ciao. Preistoria. 25 anni fa. La prima edizione, la seconda edizione 1999, tu sei stato il direttore artistico di questo festival che hai lanciato proprio nel mondo della cultura. Quando ci occupavamo, Gusko Gojovic, Irio De Paola, portasti all'epoca, ti ricordi? Che meraviglia, che meraviglia! E si vede, però si vede che mi sono comportato male per non chiamarmi. Vabbè, ma ha cambiato stile, diciamo, no? Diciamo che c'è stato ovviamente un avvicendamento in questi anni, anche quest'anno abbiamo voluto cambiare direzione artistica. È stato camaleontico, sì. Diciamola tutta, ha cambiato, sì, tante volte veste, sì, dal jazz, sì, al pop, ai grandi concerti, per cui ci sta. Infatti. Senti Ignazio, prima di lasciarti, so che tu hai a cuore una petizione molto importante e che vi faccio vedere in grafica, lo potete vedere. Allora, l'idea è quella di estendere la produzione delle 58 orchestre pubbliche anche a quelle del jazz, creando così 1200 posti di lavoro. Al momento in cui abbiamo fatto lo screenshot hanno già firmato 206 persone e dobbiamo arrivare a 500. Ignazio, prego, raccontaci tu questa petizione. Questa petizione nasce da un sogno che inseguo da ragazzo, da ragazzino, da quando tornai dalla Scandinavia, che ascoltai un concerto live della Woody Herman Orchestra, e io allora avevo 17 anni, rimasi talmente folgorato che rientrando a Palermo ebbi di subito questa illuminazione, l'idea di creare, di produrre musica con un'orchestra già. Immaginavo che era la musica del nostro tempo, la musica che volevo vivere. E naturalmente è una vita che penso all'orchestra, penso ad un organico permanente. E naturalmente questo non è stato tanto facile. Io lo ricordo a me stesso, ma l'orchestra già siciliana è sempre un'orchestra che funziona alcuni periodi, per quelle scritture, per quei concerti, è già tanto che è in ripresa, in attività, grazie all'amministrazione regionale che sta aiutando quest'orchestra, il brass a riprendere, è già ripreso con i risultati che voi vedete. Ma naturalmente il problema è di proporzioni enormi, il problema riguarda l'informazione musicale. Io non sono assolutamente convinto che l'offerta musicale rifletta e risponda ai bisogni della gente, della collettività, ai bisogni di musica della gente.
Sì. Io credo che un sistema perfetto come il nostro, che ha delle orchestre e degli enti distribuiti in tutto il territorio nazionale, basterebbe stendere gli organici che abbiamo, gli altri 20 strumentisti di jazz, per avere una programmazione a 360 gradi, che offra agli italiani sia la programmazione lirica, sia la programmazione sinfonica, ma sia anche la programmazione delle musiche del nostro tempo, che io dico jazz, ma jazz è la musica, tu sai, in derivazione afroamericana, prende un po' tutta la musica del nostro tempo. Ecco, io credo che attraverso un'operazione del genere, con pochi soldi, sarebbe possibile, ecco, adeguare l'offerta musicale del nostro paese. In più troveremmo gli spazi lavoro per altre 1200 unità lavorative. Buttali via, che sono buttali via. Giovani, certo, quei giovani della... che si laureano in classe, che oggi, nella migliore delle ipotesi, suonano il gatto nero, magari senza contributi e in nero. Bene, allora, due appuntamenti. Il primo è quello del 24 di giugno fino al 5 di luglio con la seconda edizione del Sicilia Jazz Festival, con appunto la presidenza della Fondazione del Bros Group firmata Ignazio Garcia, e poi questa petizione che è particolarmente a cuore perché nasco proprio lì con la Fondazione del Bros Group, e quindi ti prometto, caro Ignazio, che al termine di questa diretta il sottoscritto andrà a firmare, non tanto per affetto quanto perché credo fondamentalmente che bisognerebbe estendere la produzione delle 58 orchestre anche a chi suona il jazz, perché chi suona il jazz non può essere come dire messo da parte perché non fa la classica o perché non fa altro. Grazie a Ignazio Garcia, che ci dobbiamo tenere stretto, lo dico ai miei amici della mia città, altra risorsa, perché Ignazio, tu, visto che sei inquadrato a metà, fai i dovuti scongiuri, lasciatemi dire questa cosa: i personaggi come Ignazio Garcia e come tanti altri, poi quando non ci saranno più tra 100 anni, saremo tutti lì a dire ma che bravo che era, ma quando poi sono in vita tutti i problemi rumunno. Grazie Ignazio Garcia. Intanto ti prego di dedicare un pensiero a Letizia Battaglia. Lo era previsto in scaletta, sì. Grazie Ignazio, perché che tu hai conosciuto bene. Una persona che ci ha lasciato, ricordo quelle fotografie bellissime di jazz, che lei, quei ritratti che ha fatto quando frequentava il jazz club di Via Luca della Verdura. Grazie Ignazio, ti mando un bacio, a presto, andiamo a Taormina, credo, da Lino Chiecchio al Taormina Film Fest. Ciao Lino, buon pomeriggio. Io ti sento perfettamente. Oh, finalmente. Allora Lino, mi sentite anche voi. Ti sentiamo maluccio, ma riusciamo a capirti. Allora Lino, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, torna dopo un'edizione un po' come dire importante senza dubbio, ma circondata dalla pandemia, la nuova edizione del Taormina Film Fest. Devo dire che abbiamo fatto due edizioni circondate dalla pandemia, la prima 2 anni fa e quella dell'anno scorso. Devo dire che l'anno scorso comunque abbiamo ottenuto dei risultati assolutamente soddisfacenti, considerato il contesto e considerato chiaramente tutto quello che girava attorno in quel periodo. Senti, Taormina torna, oltre ad essere col suo teatro antico, sede di numerosi concerti importanti, comunque però torna ad essere la capitale del cinema in Sicilia. Insomma, diciamocela tutta, il Taormina Film Fest ha una storia incredibile, basti pensare alle tante foto del passato. Ne vidi una volta una con, credo, Alberto Sordi e tanti altri, proprio fatta a Taormina, che è bellissima. Ma sicuramente il Taormina Film Fest è qualcosa che, a prescindere da Videobank o da chi lo organizza, è un patrimonio dell'umanità. Su quel palco sicuramente sono passati i più grandi, su questo non devo dirlo io. È sicuramente una manifestazione che ha subito tante problematiche negli anni, però mi pare che l'orientamento anche del governo adesso stia incominciando a dare la dovuta attenzione, e devo dire già l'anno scorso abbiamo registrato un cambio di rotta.
abbiamo sofferto molto, però la cosa importante che mi sta a cuore è il fatto che finalmente andiamo in una direzione diversa. Senti, puoi anticiparci le date, per favore? Le avete già presentate in una conferenza stampa, ma ne parliamo oggi in caso di Minutella per la prima volta. Prego. Le date sono 26 giugno, 2 luglio, una settimana che inizia di domenica e finisce il sabato successivo. Quindi dal 26 giugno al 2 luglio, me le segno, me le sono segnate con la penna. Esatto, quest'anno avere una utilizzabilità del teatro antico, che è sicuramente la location che fa la differenza, perché rimane sicuramente il cinema più bello al mondo, il più grande sicuramente, per cui quella è una location che veramente fa la differenza e che ci invidiano tutti. Senti, so che non mi dirai nulla perché la tua Giulia Martinez, che saluto, che è l'ufficio stampa del Taormina Film Fest, non vorrà, ma insomma siamo amici, appelliamoci almeno al nostro senso di amicizia, qualche nome ce lo puoi fare però. Guarda, i nomi purtroppo no, sempre per il motivo che hai detto, per cui su questo devo stare attento anch'io, perché rischio tantissimo. Posso solo anticiparvi che questa sarà un'edizione sicuramente che incomincerà a staccare la differenza. Questo è il nostro terzo anno e purtroppo, come dicevo prima, ci sono stati 2 anni dopo la venuta della Kidman, che stiamo vedendo proprio nelle immagini, di Oliver Stone, da quel momento poi c'è stato l'embargo dagli Stati Uniti, doveva venire lo scorso anno Scarlett Johansson, avevamo già un contratto, un accordo, ma all'ultimo momento non è potuta più venire, anche se è stato presentato il film. L'edizione dell'anno scorso, anche con Sound of Soul, ci ha dato un cambio di rotta, un film di chiusura che è stato agli Oscar, per cui sicuramente questo è stato una grande gratificazione. Evidentemente il lavoro fatto dai 3 direttori è stato certosino, lo sarà anche quest'anno, e sicuramente quest'anno, con una situazione pandemica speriamo migliore, riusciremo a fare anche ad avere dei nomi importanti. L'appuntamento per Taormina è fissato dal 26 di giugno ai primi 2 giorni di luglio, quindi il 2 di luglio, Taormina Film Fest. Andate sul sito che avete visto prima, che racconta questa 68esima edizione, dove trovate appunto tutto quello che serve sapere. Lo dico ai tanti che ci seguono da oltre lo stretto, perché comunque grazie a blogsicilia.it veniamo irradiati in tutto il mondo sul web, e quindi invitiamo tutti quanti voi a venire in Sicilia a godere, perché peraltro in quei giorni potete scegliere: se amate la musica andate a Palermo a seguire il jazz, se amate il cinema potete andare a Taormina a seguire il cinema, il Taormina Film Fest. Lino, senti, prenditi l'impegno con me di fare uno scherzo ai fotografi. Io ho un piccolo sogno nel cassè, io mi vorrei vestire di tutto punto col papillon e fare finta di essere una star. I fotografi mi devono fotografare e poi a un certo punto si va a dire: ma chi su quer? Capito? Che ne pensi? Sei invitato, allora. Sei invitato, allora la facciamo. No, il mio sogno è, capito, andare lì, fare le foto sul red carpet, oltretutto tutti che mi chiederanno la foto, si gira, dice, poi però gli deve rimanere il dubbio di sapere chi io fossi, va bene? Dice, ma qua. E chi sto qua? Scherzi a parte. Buon lavoro, Lino, in bocca al lupo per tutto, grazie. Grazie a te. Taormina Film Fest dal 26 giugno al 2 di luglio. Andiamo ai miei ospiti studio. Allora, partiamo da Degusti Arte, e c'è anche qui Marcello, che, come vi dicevo prima, è il Deus Ex Machina del Couscous Fest, una manifestazione, non diamo per scontato che tutti la debbano conoscere, mettiamo così, però che esiste da 25 anni, adesso ne parliamo, ma andiamo a Degusti Arte con Vincenzo Bellia. Ciao Vincenzo. Ciao Massimo. Allora, grazie per essere qui. Grazie per avermi. Che cos'è Degusti Arte? Ah, Degusti Arte è un progetto che abbiamo presentato l'anno scorso, primi di dicembre, l'abbiamo realizzato nella fantastica location del Real Teatro Bellini di Palermo. È stato un evento veramente molto elegante, bello e apprezzato soprattutto da tutti, anche se era la prima edizione.
Quest'anno De Gusti Arte, che rappresenta e promuove le aziende agroalimentari siciliane, tra cui cantine vinicole, caseifici, conservifici, comunque tutti coloro che producono dalla materia prima, appunto, riescono a produrre i vini o i formaggi, tutte queste produzioni, si sposta, tutto l'entourage si sposta a Villa Filippina. Ok, Perché quindi l'evento dal è Teatro Bellini di Palermo ci spostiamo a Villa a Villa Filippina. Filippina, perché Le le date di date De Gusti sono Arte quali saranno? dal 13 al 16 maggio, Ok. però è aperto al pubblico dal 13 al 15. Quindi dal 13 maggio al 15 maggio. E che ci sarà quest'anno? De Raccontaci. Gusti Arte quest'anno ospiterà circa 50 espositori, appunto tra produttori di vini, formaggi e conserve. All'interno stiamo creando dei salotti dove si potrà parlare e confrontarsi con Confartigianato, ma anche l'assessorato alle attività produttive che patrocina l'evento, si potrà discutere anche con i giornalisti di Cronaca di Gusto o con i giornalisti di Blog Sicilia, Senti, ma De nostro Gusti media Arte partner. significa, ecco, degusta anche l'arte, quindi l'arte come Allora, sì, c'entra? in poche parole, De Gusti Arte nasce, non è soltanto l'arte culinaria, ma unire la vera e propria arte pittorica o realizzata da artisti siciliani all'interno di una manifestazione enogastronomica. Ciò che vuol dire che sì, gli artisti hanno la possibilità di far vedere le loro opere facendo delle mostre, faranno anche delle estemporanee dedicate al mondo del beverage e del food. La nostra mission è quella di presentare questi artisti a tutti questi produttori siciliani al fine di creare anche un packaging, un'offerta di packaging artistico per le aziende. Ok, quindi allora appuntamento lo dico ai miei amici di Palermo e non solo. Villa Filippina è una bellissima struttura, si trova Piazza San Francesco di Paola, se Sì. la memoria non mi inganna, ed è una bellissima villa che è tornata finalmente ad ospitare grandi eventi, non solo il tuo, ma Cecchini, cioè, insomma ce ne sono tanti altri. E le date sono quelle che vanno dal 13 maggio al 15, sono 2 giorni. Tre Tre giorni, giorni, venerdì, perdono, sabato sono e 3 giorni, domenica. in cui si potrà, oltre che a degustare, anche appunto vedere estemporanee, come Sì, e raccontavi, e poter interagire con. soprattutto abbiamo fatto dei format che saranno sia informativi, quindi presenteremo la comunità delle botteghe, cosa è, tramite Slow Food, con Teresa Sì. Armetta. Poi stiamo facendo dei focus su un format che si chiama Si può fare, storie di ordinario successo. Quindi faremo raccontare a giovani imprenditori siciliani la loro storia e la loro attività. E soprattutto abbiamo sviluppato degli show cooking per l'intrattenimento, dove faremo nonna contro chef. Ok. Quindi la nonna deciderà il piatto da abbinare al vino e poi lo chef deve essere così bravo da farlo come lo fa la nonna. Vince la nonna, va a mani Beh, basse, non noi c'è puntiamo dubbio, molto sulle cioè, ma nonne. non facciamo neanche la gara, vince la nonna a mani basse. Allora, resta con me, perché Marcello Orlando è qui nella duplice veste, oltre che di appunto ideatore e Deus Ex Machina del Couscous Fest, anche perché abbiamo archiviato un'altra bella edizione della Beat. Io che l'ho seguita attraverso i social, devo dire che la Sicilia, devo dire, era metà ambita dei tanti buyer, dei tanti addetti ai lavori che venivano a visitare e così via. E Marcello è colui che insieme alla sua azienda ha praticamente messo insieme il The Best of Western Sicily. Sì. E io ieri dicevo al telefono, se ci fosse vivo in questo momento Pino Caruso me ne darebbe ciampate nel culo a mai finire. Perché lui diceva, ma perché? Però giustamente parliamo in inglese perché lo dobbiamo vendere, è un prodotto che dobbiamo. Assolutamente, lo Cos'è dobbiamo. The Best Western in Sicily? Intanto la regia può mandare delle immagini mentre tu parli a copertura perché sono molto belle, Sì. prego. L'inglese è d'obbligo visto che dobbiamo rivolgerci a mercati internazionali. Allora, nell'ambito della Borsa Internazionale del Turismo abbiamo creato da anni questo brand che appunto vuole promuovere questo lato estremo della Sicilia, che rispetto all'Etna, rispetto alla zona di Ragusa, quindi il sud delle Eolie, ovviamente è meno noto, ma altrettanto bello. Quindi sono sostanzialmente quattro province, Caltanissetta, Agrigento, Palermo e Trapani, all'interno delle quali abbiamo ospitato i più grandi comuni che la fanno da padrone durante la stagione estiva. Quindi abbiamo avuto il comune di San Vito Lo Capo, di Partanna, Alcamo, Conte Sentellina, Favignana, Pantelleria, Marsala,
Castellammare del Golfo, spero di non dimenticarne nessuna, ma anche un Vettore, Liberty Lines e Federalberghi Trapani, che hanno in questi 3 giorni, attraverso proprio una narrazione dedicata appunto ai loro territori, voluto raccontare tanto a Bayer, tanto al grande pubblico, la bellezza di questo territorio. Bene. Quindi è un brand che si propone appunto un contatto diretto attraverso gli attori e i protagonisti del territorio, Comune di Erice per esempio, che ha annunciato una stagione ricchissima di attività, attraverso cui intrattenere, con 3 direttrici sostanzialmente di sviluppo, che sono quelle che portiamo avanti da tempo e che rappresenteranno il futuro del futurismo nella nostra isola, ovvero i beni archeologici, i beni paesaggistici, quindi l'ambiente, e la integrazione con tutto quello che è il mondo dell'agroalimentare. Intanto le immagini che abbiamo viste raccontano di una Sicilia occidentale, mamma mia, ma quanto è bella, cioè, adesso non me ne vogliono quelli dell'orientale, che è altrettanto bella tanto questa, ma per campanilismo, perché io vivo da queste parti, chiaramente faccio il tipo per le vie, però vabbè, insomma, c'è tutta la parte barocca che è della Sicilia orientale, che è bellissima. Però ecco, così è come, cioè, ti piace vincere facile, no? Che risposte avete avuto? Allora, devo dirti un'ottima risposta, perché eravamo confinanti con lo stand della regione siciliana, quindi abbiamo avuto la possibilità proprio di avere questo racconto in diretta dai protagonisti, e c'è un grandissimo interesse. Faccio un esempio, perché un comune piccolissimo di 1800 abitanti, ma Contessa Entellina, ha avuto un successo straordinario. Contessa Entellina, provincia di Palermo, adiacente a una delle abbazie più belle siciliane, Santa Maria. L'abbazia bellissima del 1500, con 2 chiostri straordinari, sì, che ha portato a questo progetto Trazzere del Gusto. Wow. Quindi un percorso attraverso proprio la produzione vitivinicola, ma parlo di loro per non parlare proprio della straordinaria offerta che tutti i comuni con una sala competizione hanno voluto portare in bit, cambiando proprio questo paradigma che è la Sicilia deve essere promossa e venduta nel mondo non solo per le sue spiagge. Oggi purtroppo assistiamo ad un sovraffollamento, una pressione antropica durante i mesi di luglio e agosto delle spiagge. Considerate che il 90% della popolazione vive nelle coste, ma l'entroterra siciliano è straordinariamente bello, è vero. E probabilmente, dico, riuscendo proprio a promuoverla da marzo a novembre, dico, sarà uno degli asset insieme all'agroalimentare che da anni dovrebbe veramente diventare trainante. Nell'ambito di questa kermesse, ovviamente, abbiamo anche voluto presentare il Couscous Fest, la 25esima edizione. Mamma mia, ragazzi. Allora, love never stops, l'amore non deve mai fermarsi. 10 giorni di eventi da non perdere, dal 16 al 25 settembre 2022, neanche a dirlo, a San Vito Lo Capo, a Santo Vito. E, Santo. Vabbè, protagonista il couscous, protagonista la musica, e poi, vabbè, neanche a dirlo, Chiara Maci, Filippo Lamantia, Andy Lotto, Barzetti, Sadler, Morelli, Giorgione, che stimo moltissimo. E c'è già il sito che è attivo del couscous, sì, no? Il sito è attivo, così come è attiva già la prima kermesse, il primo challenge italiano per la selezione degli chef, quindi provenienti dalle scuole alberghiere. Quest'anno abbiamo voluto fare un focus attraverso Conad, che ci supporta proprio per sviluppare i giovani talenti. La presidenza è affidata a uno dei più grandi giornalisti italiani, che è Paolo Marchi, Identità Golosa, che selezionerà i migliori chef nazionali ed internazionali. Ricordo a tutti che il Couscous Fest 16-25 settembre, contrariamente a quello che si pensa, non è un festival gastronomico. Noi l'abbiamo definito da qualche anno il Festival dell'Integrazione Culturale. È vero, è vero. Ed è vero, sostanzialmente il couscous è un elemento simbolico, che peraltro è diventato da un anno patrimonio immateriale dell'UNESCO, ed è sostanzialmente il simbolo attraverso il quale noi parliamo da 25 anni di pace. Vincenzo, senti, il Degustiarte, ve lo ricordo, sarà invece a Palermo, è quello più recente, da qui a breve, dal 13 maggio al 15. Dammi 3 buoni motivi per venire. Allora, 3 buoni motivi per venire. Degustiart vi presenterà tutti i visitatori, le nostre cantine, si potrà degustare
tra vino, formaggi e altri prodotti. All'interno, appunto, si potranno seguire dei focus dedicati a far comprendere alla gente quant'è importante il mangiare bene, la dieta mediterranea, quindi prendersi cura di se stessi. E soprattutto, il terzo motivo è quello di venire a vivere una giornata all'interno del parco di Villa Filippina, che, come ricordiamo, è una villa settecentesca che ha tutto il suo fascino. All'interno dei porticati si trovano degli affreschi fantastici, straordinari, che sono dei pezzi di storia. L'ingresso è gratuito, no? L'ingresso Come è a funziona? pagamento, si Pagamento, pagherà sì. 15 euro e con 15 euro si può stare tutta la giornata, si può venire anche in compagnia dei propri bimbi, anche perché la domenica facciamo una didattica per i bambini, Ah, quindi fantastico. faremo vedere ai bambini come si munge una pecora, Dai. come si fa il latte, dal latte poi si creerà la La ricotta. ricotta. Quindi sarà anche una cosa bella, un intrattenimento per i più piccoli. E poi noi andiamo sempre con una musica di sottofondo, e la nostra particolarità è quella che lasciamo un pianoforte open dove tutti possono suonarlo, naturalmente con un minimo di capacità. E una novità di quest'anno è quella che metteremo a disposizione del pubblico la possibilità di creare il loro cocktail Wow. tramite un nostro partner. Ok. Non so se posso fare il nome, Certo, prego. tramite Alfredo Mineo con Gin Insule metteremo a disposizione un 30 ml di gin, Sì. alcuni prodotti di terra, quali possono essere il basilico, il prezzemolo o di albero come il limone o l'arancia, e alcuni succhi di frutta esotica, dove le persone potranno crearsi il proprio cocktail, e quindi poi ci sarà anche una mixology competition dove si darà un premio a chi ha realizzato il miglior La cocktail. direzione artistica invece del Couscous Fest quest'anno è firmata dagli amici che praticamente da anni fanno il 1º maggio in Piazza San Giovanni. Qualche nome ce lo puoi fare? Massimo Bonelli e i Sì. Company. Devo fare una precisazione, il maestro Prego. Garcia è ancora in linea, ha No, fatto un ci ha lasciati, eccellente ci ha lavoro, lasciati, quindi lo voglio ribadire. Beh, Il ma festival in questi 25 anni cambia genere, cambia quest'anno per cambia anche forza. direzione artistica perché la direzione è quella della world music. Quindi ci è Esatto. venuto a trovare in Bitto e Bennato, ma contiamo anche di aprire alle orchestre. E Ecco. quindi probabilmente ci sarà un grande happening di pizzica e di musica salentina, quindi contiamo di gemellarci con la Taranta. Questo è un bel regalo che mi ha fatto Marcello, ve lo faccio vedere, pagine bianche che dovrò scrivere, ma mi piace proprio il titolo, Love Never Stops, Sì, in del Couscous Fest, che questo l'amore non si momento ferma. Ne abbiamo specialmente, assolutamente slogan bisogno. coniato anni prima ancora della Della guerra, e guerra. mai posso permettermi, Prego. www.couscousfest.it, L'abbiamo chef. visto, esatto. Iscrivetevi al contest per venire a trovarci e Ah, raccontarci bene. il Ecco, couscous in questo è il tutte le sue sito. varianti. Prima di lasciarvi, vediamo se Emanuele, mi dici se possiamo andare a Caltanissetta dal nostro Antonio Turco, perché non lo vedo in bassa frequenza, quindi non so se è collegato. Come, scusa? Tra poco. Bene. Allora, riassumiamo, questa prima parte di Casa Minutella. Dal 26 giugno al 2 luglio il Sicilia Jazz Festival edizione numero 2. Dal 24 giugno al 5 di luglio arriva il Taormina Film Fest che festeggerà quest'anno, perdono, la 68esima edizione. Altro appuntamento lo vedete qui sopra, De Gusti Arte a Palermo dal 13 al 15 maggio, Villa Filippina, ingresso 15 euro, potrete godere di tutte le degustazioni, godere dell'arte, godere anche di questa villa straordinaria e ci hai dato anche buoni motivi per venire. Vuoi aggiungere qualcosa? No, per tutte le informazioni potete seguire i canali social di Gustiarte di Instagram e Esatto. di Facebook, e dalla prossima settimana usciremo in comunicazione, e quindi usciranno anche cioè, i biglietti online, e i Perfetto. biglietti si possono acquistare anche al botteghino. Perfetto, quindi acquisto il biglietto sia online che al botteghino. E poi, neanche a dirlo, 25esima edizione del Couscous Fest che sarà a settembre, e ve lo dico subito, vai, dillo tu 16, Marcello. 16, 25 Beh, settembre. 10 giorni quasi, Sì, 10 10 giorni di giorni intensi festival. di festival, pieni di musica, concerti e soprattutto dell'integrazione, che è il tema portante del couscous. Noi adesso andiamo lo vedo in bassa frequenza. Allora, ci colleghiamo subito, rimanete con me qualche minuto. Con Andiamo a piacere. Caltanissetta, come si dice, da Antonio Turco. Ciao Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Massimo, proprio dal centro storico di Caltanissetta. Qui oggi entriamo proprio nel vivo del Triduo Pasquale, una settimana di eventi che inizia dalla Domenica delle Palme fino a Pasqua. Accanto a me il presidente dell'Associazione Giovedì Santo. Pensa, stasera usciranno ben 16 vare, ognuna accompagnata con la propria banda, come se fossero appunto 16 processioni in una processione unica. Allora, buon pomeriggio al signor Morgana. Buonasera, buonasera. Buon pomeriggio, lui invece è proprio il ragazzo che è il proprietario della vara che state vedendo alle nostre spalle, che è La Condanna. Buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Allora, come si svolgerà la processione di stasera e soprattutto ecco come funziona anche dal punto di vista delle proprietà, cioè ognuno ha la propria vara? Assolutamente sì, hai detto bene tu, parliamo di 16 gruppi sacri, i cui proprietari sono famiglie o corporazioni della città appunto di Caltanissetta, che si occupano appunto di curare la processione, di organizzare per ogni vara la propria processione, che poi confluisce tutto quanto stasera alle 8 in piazza Garibaldi, dove arriveranno tutte queste vare che in questo momento sono nei loro punti di addobbo, confluiranno tutti in piazza Garibaldi, dove alle 8, dopo la benedizione di Sua Eccellenza il Vescovo Mario Russotto, avrà appunto l'inizio della processione che copre tutto l'anello del centro storico. Quindi una processione che partirà, come ho detto, alle 8 di stasera, si presume finire intorno all'una di domani mattina. Ecco, come funziona la proprietà delle varie? Ci sono anche molti proprietari, una cosa che si eredita? Diciamo che si eredita, il tutto nasce dai nostri avi. È importante anche dire che 5 delle 16 vare furono realizzate sotto commissione degli zolfatai delle miniere di Caltanissetta, perché Caltanissetta fu famosa in tutto il mondo in quanto capitale estrattiva dello zolfo, e ben 5 di queste vare furono appunto realizzate dai minatori, tra cui questa qua. Questa fu realizzata dai minatori della miniera Trabonella. Successivamente, intorno agli anni 70, entrano in coproprietà i minatori, il ceto dei tipografi, dei quali faccio parte. Con la chiusura delle miniere, in questo caso siamo rimasti solo noi, altre vare sono passate ad altri ceti artigianali o addirittura alle famiglie che erano le vecchie proprietarie delle miniere. Così come altri ceti artigianali, mi viene in mente i macellai, sono proprietari della vara del Calvario sin da realizzazione. Furono proprio loro a commissionarla ai Biancardi e tutt'oggi ne detengono la proprietà. Ecco, parliamo un po' dei riti della Settimana Santa, gli eventi che già sono passati e quelli che ci saranno ancora fino a Pasqua. Allora, Caltanissetta ha una caratteristica unica al mondo, è quella che è la Pasqua, cioè la Settimana Santa, cioè tutte, come dire, ha o per tutto il tempo della Settimana Santa, ogni giorno c'è una manifestazione, una processione, e questa è una caratteristica unica al mondo. Infatti si parte la domenica delle Palme con la processione del Gesù Nazareno, il martedì e il lunedì e il martedì santo ci sono le rappresentazioni al Teatro della Parola organizzate da un gruppo teatro a Caltanissetta, che è appunto la Tepa. Il mercoledì mattina c'è la processione della Real Maestranza, il mercoledì pomeriggio c'è la processione delle Varicedre, il giovedì appunto abbiamo le vare, il venerdì c'è la processione che è la processione più sentita dai nisseni, perché è la processione del Cristo Nero, del Signore della città. E poi si conclude, il tutto si conclude domenica con una processione in cui partecipa appunto la Real Maestranza e tutte le associazioni che hanno partecipato alle organizzazioni delle processioni della Settimana Santa. Dalla curia prendiamo il vescovo in curia e con lui facciamo la processione fino in cattedrale, dove poi ci sarà appunto la messa della Pasqua officiata proprio da Monsignor Russotto. Un evento che si è fermato per i 2 anni di pandemia, come avete vissuto questi anni e quant'è l'attesa appunto per questi eventi? Diciamo che per noi appassionati sono stati 2 anni tragici. Fortunatamente, diciamo, in associazione abbiamo cercato di sopperire a questa mancanza
incontrandoci spesso, o nelle giornate del Giovedì Santo scorse ci sentivamo insieme. Abbiamo pianto tutti insieme. Abbiamo pianto insieme. Guardando i video degli scorsi anni, però si riparte più forti di prima, con qualche limitazione chiaramente legata al Covid, o così qualche limitazione legata al rispetto per quello che sta succedendo in Ucraina. Per esempio, giustamente verranno evitati i fuochi d'artificio, l'accensione dei bengala, proprio per rispetto alle popolazioni colpite appunto dalla guerra. Guarda, in realtà, scusami se entro a gamba tesa, in realtà le manifestazioni della Settimana Santa di Caltanissetta quest'anno sono partite il sabato, la vigilia della Domenica delle Palme, in cui si fa una via crucis con le vara appunto lungo l'anello del centro storico che rappresentano le varie tappe della via crucis, organizzata dalla curia vescovile, quindi dal vescovo. È stato un momento, guarda, meraviglioso, dopo appunto 2 anni, con una partecipazione giovanile della pastorale giovanile di tutti i giovani di Caltanissetta che hanno partecipato insieme al vescovo partecipando appunto a queste 16 tappe della Via Crucis. È stato un momento meraviglioso, come dire, a parte le luci della città, le luci della città spente e solamente con le vare accese, con le fiaccole che andavano lungo le vie del centro storico. Ma quello per noi è stato, come dire, la consapevolezza che si ricominciava. In quel momento abbiamo capito che era vero, che si ricominciava, che stava veramente iniziando dopo 2 anni la nostra Settimana Santa. Un corteo appunto di 16 vare che ha una lunghezza di 1 chilometro. Sì, perché come hai detto tu all'inizio, ogni vara ha il proprio corteo, la propria banda musicale. Quindi prova a immaginare 16 vare con 16 bande e 16 cortei che confluiscono in un'unica processione, bande, che è appunto lunga circa 16 bande, sì, che arriva. Sì, 16 bande sono tanti, sarà. Come? No, dicevo, vi ascoltavo con molta attenzione. E intanto è una processione che alla fine sarà è lunga 1 chilometro, capito? Immagino, più la lunga fila di persone che arriveranno a seguire. Allora, intanto, grazie ad Antonio Turco che insieme ai nostri questo, ospiti. E questo ce l'aspettiamo tanto stasera. Esatto, ve lo auguro di cuore. E Antonio, senti, immagino e spero tu potrai fare un po' di immagini che ci farai avere, sicché noi le possiamo poi raccontare magari la prossima settimana. Grazie ai nostri amici, buon lavoro, perché insomma Caltanissetta in questi giorni tra virgolette racconterà la passione di Nostro Signore attraverso questa antica tradizione. E vedo là quel giovane lì che passerà un giorno ai suoi figli, perché è il trapasso delle nozioni e delle tradizioni. Grazie e perdonate il tempo che vi abbiamo rubato sotto anche a questo vento che sarà certamente non di scirocco. Quindi buon lavoro e buona processione a tutti voi, Antonio. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie a voi. Tanti grazie, auguri, viva Caltanissetta. Grazie al nostro Vincenzo Bellia, De Gusti Arte dal 13 al 15, Villa Filippina. Grazie a Marcello Orlando, grazie Feedback, grazie per aver raccolto il Western Sicily e averlo portato alla Beat. Vi ricordo il Couscous Fest a settembre dal 16 al 25.